Sulla gestione dell'acqua pubblica a Santa Margherita Belice la politica è compatta e per continuare la gestione singola e diretta del servizio a firmare un documento di condivisione in questo fine settimana sia il sindaco Franco Valenti che il presidente del consiglio Ciaccio e i capigruppo di maggioranza e minoranza Baldo Portolano e Giorgio Mangiaracina. Nel documento i firmatari nell'esprimere grande soddisfazione per la legge approvata dopo anni di dure battaglie per l'acqua pubblica comunicano a tutta la cittadinanza che il Comune di Santa Margherita continuerà, una volta accertata l'antieconomicità della gestione associata del servizio, a gestire il servizio idrico in forma singola e diretta senza creazioni di subambito o consorsi tra i comuni. Ma sentiamo il Presidente del Consiglio Francesco Ciaccio, intervistato da Francesco Graffeo. Santa Margherita sceglie in merito al servizio idrico la forma diretta e singola, ma c'era necessità di fare questo comunicato stampa? Guardi, il comunicato stampa è necessario perché abbiamo dato risposta ai tanti quesiti posti da molti cittadini che a seguito della legge 19 approvata dall'Assemblea regionale vogliono sapere cosa succederà a Santa Margherita rispetto al servizio idrico. E allora il sindaco ha ritenuto opportuno convocare il sottoscritto e il capogruppo di maggioranza e di opposizione. Da questa riunione che abbiamo fatto è venuta fuori la volontà assolutamente univoca, una volontà, voglio dire, che nasce dalla necessità di chiarire che Santa Margherita gestirà e continuerà a gestire il servizio idrico in forma diretta, senza possibilità di subambiti o comunque consorsi di comune. Questa volontà nasce perché la legge 19, approvata all'Assemblea regionale l'11 agosto, stabilisce sostanzialmente all'articolo 4,8 che i comuni che ai sensi dell'articolo 1,6 della legge 2013 possono continuare a gestire il servizio idrico in forma singola, purché altre forme non siano diciamo più economiche. E allora, siccome noi riteniamo che il servizio fino ad oggi offerto ai nostri cittadini sia un servizio che assolutamente rispecchia e rispetta i tre criteri di efficienza, economicità ed efficacia, riteniamo non possibile altre forme di gestione. Detto questo, sono sicuro che intanto entro il mese di novembre il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare una delibera attraverso la quale si cristallizzerà definitivamente qual è la volontà del Comune di Santa Margherita. Così daremo mandato al Sindaco di comunicare alla Regione Siciliana in maniera definitiva quale sarà la nostra gestione, che ripeto sarà una gestione singola senza nascita di subambiti o consorzi tra comuni, perché questo è un servizio che oggi dà garanzie di economicità ed efficienza al nostro comune e che vorrei aggiungere che spesso si parla di servizio idrico facendo solo riferimento al servizio dell'acqua, ma in realtà dobbiamo pensare che c'è anche un altro servizio che è quello della depurazione delle acque. Il Comune di Santa Margherita oggi è dotato di un depuratore che è a norma di legge, che è garantito a livello europeo, attraverso il quale abbiamo anche investito una somma nel 2013 di 50.000 euro che oggi ci permette di avere un depuratore che è assolutamente all'avanguardia. Posso fare una domanda? All'Unione dei Comuni Terresicane questo problema è stato posto per quello che lei ne sa? Guardi, io da informazioni che ho ricevuto informalmente anche attraverso i social network sono a conoscenza di riunioni finalizzate a prevedere un'eventuale gestione del servizio in forma associata. Io l'unica cosa che posso dire oggi è che il Comune di Santa Margherita non ha mai trasferito questo servizio all'Unione Comuni e pertanto l'Unione Comune non può occuparsi di un servizio che non è stato trasferito.